Nella scrittura, mi piacerebbe fare. Alza il blu, grazie caro. Mi piacerebbe moltissimo fare. Non ho problemi rispetto all'itus. Mi piacerebbe fare una commedia, come le faceva Ducci, proprio sulla felicità e sulla superficie dell'esistenza, proprio non so, su questi aspetti che forse solo Ducci era riuscito a raccontare. E quindi il finale è stato a lungo discusso, c'era anche un'ipotesi che Un attimo solo, ti do il mio microfono così poi mi prenderò quello a filo oppure un megafono, così staremo bene. c'era anche un'ipotesi, Riccardo era anche affezionato all'ipotesi che quando lui sta lì sulla spiaggia, guarda la barca che si allontana, si vedono delle ombre alle sue spalle, è l'arrivo di Osvaldo con i suoi fedeli e quindi il personaggio moriva, però sembrava che sposasse un po' troppo il desiderio di Riccardo e il desiderio eroico di questo personaggio. E quindi vedendo il film, vedendo le scelte che sono fatte, ho pensato che ci poteva essere un seguito, no? Non come in una serie, però un sequel, come si dice, oppure un prequel. Mi è venuto in mente anche scherzando, facendo delle cose, non so se ci sarà mai. C'è sicuramente una buona parte del film da recuperare perché abbiamo tagliato molte scene. Quindi io spero, tanto che Riccardo mi faccia fare un giorno il director cut, no? Così da ripristinare la versione in 3 ore e 10, diciamo, già vi vedo abbastanza provati. Però la cosa divertente di questo film, lo devo dire, per spostare dai discorsi che si fanno appunto anche un po' quasi di promozione, è stata l'esperienza. Devo dire, l'esperienza del film per noi, non che sia stata un'esperienza rosa e fiori, perché io e Riccardo abbiamo anche discusso, qualche volta litigato, lui mi diceva che ero, io dicevo, ma tu sei di Anglia? E lui mi diceva, tu sei di Cerignola. Cioè, se io sono di Andria, sono di Andria, però tu sei cerignolano, perché diciamo, oltre gli andriesi sono pure cerignolani, in termini, diciamo, di... E per cui è stato davvero molto faticoso, ma faticoso e felice anche. È stato, devo dire che anche Riccardo, come produttore, si vede il valore della produzione. Questo film che aveva un budget limitato, no? Anche un po' condannato a una resa difficile di quello che era il copione, però le scelte che abbiamo fatto, le scelte che ho fatto io, le scelte che ha fatto Riccardo, soprattutto questa collaborazione che abbiamo trovato nella città e anche tutti quelli che hanno partecipato al lavoro della troupe, è stata un'esperienza davvero felicissima per me, dove in un periodo della mia vita dove non era facile trovare ancora questo entusiasmo, questo desiderio, no? Io venivo da un periodo in cui ero stato 5 anni, quindi potete immaginare che cosa potesse significare per me questo film. E devo dire che tutti insieme, come si dice, appassionatamente, con fatica, però abbiamo respirato la possibilità, io lo so, c'è anche un film, chissà, qualcuno può avere delle riserve, però abbiamo respirato che qualche cosa trasparisse di questo desiderio, che non era un desiderio freddamente studiato a tavolino, no? Qualcosa di vitale si manifestasse poi sullo schermo e raggiungesse, avesse qualche buona probabilità di raggiungere lo sguardo e il cuore degli spettatori, senza per questo essere un film sì che affronta degli aspetti sentimentali, ma non credo che sia sentimentalista, no? È così. E quindi è difficile per me, per Riccardo, per Benedetta, credo, scindere il film dall'esperienza che abbiamo vissuto, perché è stata, lo so, siamo dentro anche la vicenda di Antonio Salinas, che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni dopo la fine delle riprese, con cui si aveva
ma era un rapporto fantastico, pensavamo di rivederci come due amici che si rincontreranno di lì a una settimana e proseguire quest'onda, no? È stato difficile abbandonare quest'onda, perché sicuramente quell'esperienza lì è il film, è anche il film, e molto di quell'esperienza è entrata sullo schermo. Quindi se qualcuno ha trovato qualcosa di buono, perché c'è stata questa dedizione, c'è stata questa fiducia nel film e nel lavoro di tutti.